Oggi l'Allegria dell'Epifania in realtà è un evento di solidarietà e di una grande accoglienza verso una casa famiglia che accoglie questi dei bambini, quindi stiamo parlando di minori. Oggi quindi faremo questo pranzo con anche dei produttori, perché noi facciamo sempre integrazione della diversità e la valorizzazione del territorio. Mi ha fatto molto piacere invitare questi bambini, perché vedere il disagio nell'adulto è un conto, vedere un disagio in un bambino dove magari è stato tolto una famiglia sicuramente non è una bella cosa. In questo periodo natalizio quindi c'è una sensibilità maggiore, quindi oggi l'abbiamo voluto portare qua, invitarli per donargli una giornata diversa da quello che trascorrono solitamente. E ci sono anche degli chef di stelle Michelin che hanno accolto questo mio invito, e mi fa molto piacere: Giovanni De Vivo del Flauto di Panna di Ravello e Cristoforo Trapani della Magnolia dell'Hotel Byron di Forte dei Marmi, che sono ospiti qua con noi oggi e doneranno le calze ai ragazzini. Abbiamo 6 produttori che hanno sposato comunque oggi questa causa, quindi gli ha fatto piacere l'invito che io gli ho rivolto. Allora, c'è il pastificio Carmiano di Mauro Sanfelice, quindi un pastificio piccolo, artigianato, quindi anche cioè per la valorizzazione del territorio, quindi dei prodotti di eccellenza. Abbiamo Poggio delle Baccanti, la cantina di Raffaele Lamura. Poi abbiamo Filippo Cascone del panificio Cascone, Massimiliano Malafronte del panificio Malafronte, Paolo Amato del caseificio Aurora di Pagani nell'Agronocerino. E quindi voglio ringraziare anche loro che hanno dato questa loro disponibilità, e poi la signora Lumaca che ci ha offerto le lumache che oggi degusteremo a tavola. Gli chef sempre più vicini a questi eventi di solidarietà, qui oggi da Nonna Giulia a Lettere, un evento dedicato ai bambini in difficoltà, l'Allegria dell'Epifania. Sì, noi, come ogni chiamata di Alfonsina per la solidarietà, noi ci siamo. Io ci sono, e con la mia proprietà decidiamo sempre di accogliere l'invito di Alfonsina, perché quando poi tocchi con mano quello che possono provare dei bambini o delle persone che non possono fare delle cose, per noi è sempre importante esserci e far star bene e felici chi ne ha bisogno veramente. Ma non è il fatto che gli chef o i metro è una bellissima cosa, al di là di essere lo chef o di essere stellato. Quello che fa Alfonsina sono delle cose bellissime. Anche il pastificio Carmiano, una piccola azienda ma di qualità, vicina a questa giornata di solidarietà organizzata qui al ristorante Nonna Giulia di Lettere. Sì, riteniamo importante esserci, partecipare a questo tipo di iniziative. Abbiamo sempre accompagnato Alfonsina nei suoi eventi, dando il nostro contributo, e anche oggi per questa festa dedicata ai bambini, diciamo, quindi per i quali comunque siamo anche particolarmente sensibili, siamo presenti e diciamo, condividiamo la convivialità insieme agli altri ospiti e sponsor della giornata. Il nostro pastificio è un piccolo pastificio artigianale dove quotidianamente realizziamo la nostra pasta secondo quelle che sono le regole e i dettami della tradizione pastaia gragnanese. È come dire, è stato selezionato e scelto dalla nostra amica Alfonsina per contribuire al successo della giornata.